Guardavo la classifica di TripAdvisor dei 25 musei top del mondo, ovviamente i 25 top per loro, cioè quelli che hanno avuto più recensioni o punteggi positivi, attenzione, non sono quelli più visitati, però è sicuramente un dato interessante da tenere in conto. Quindi chi ci sarà al primo posto? Perché? La risposta non è: uno si aspetterebbe il Louvre, che con i suoi 10 milioni di visitatori all'anno è il museo più visitato del mondo, o al massimo il Metropolitan, che lo segue con 6 milioni di visitatori. E invece no. Al primo posto troviamo il Museo d'Orsay di Parigi con le sue 60.000 recensioni, che ovviamente si piazza anche al numero 1 delle 2.222 cose da fare a Parigi. È una cosa abbastanza singolare, perché tutto sommato il Museo d'Orsay fa un terzo dei visitatori del Louvre, e questa cosa ci deve quantomeno spingere a fare qualche riflessione su questa piattaforma e sui dati che restituisce agli utenti. Come funziona quindi l'algoritmo di TripAdvisor? Perché il Museo d'Orsay si posiziona più in alto del Museo del Louvre? In base a quale alchimia? Come funziona questa classifica della popolarità di TripAdvisor? Molto probabilmente questo succede perché il primo ha ottenuto statisticamente una serie di recensioni migliori rispetto al secondo, però ci sono quattro fattori principali che determinano questa classifica di popolarità. Il primo è la qualità dell'esperienza presso il museo, che viene ricavata dal punteggio fornito dagli utenti nelle recensioni. A parità di condizioni, quindi, un museo che ottiene più voti 5 avrà sicuramente una posizione di maggior rilievo rispetto a chi ne ottiene di meno. Il secondo fattore è l'attualità delle recensioni. Quelle recenti sono sicuramente nell'algoritmo di TripAdvisor più importanti di quelle passate, perché rispecchiano l'andamento e l'indice di gradimento del museo in quel momento esatto, in quel periodo. Va da sé che le recensioni più vecchie, positive o negative che siano, contano poco in termini di valutazione, anche se ovviamente fanno numero. Prendendo proprio il caso del Museo d'Orsay e del Louvre, il Louvre ha sicuramente un numero di recensioni maggiori di quelle del Museo d'Orsay, però è comunque al settimo posto della classifica. Il fattore numero 3 è la quantità delle recensioni, che ovviamente è importante. Solitamente tutti quanti noi leggiamo più di una recensione per cercare di farci un'idea un po' più ampia ed equilibrata di quello che ci aspetta. Però, come abbiamo detto, avere più recensioni non significa essere più in alto nella classifica rispetto a qualcun altro, perché l'algoritmo della classifica di popolarità di TripAdvisor è studiato per restituire un dato sulla fiducia dei visitatori in quel momento e non in tutta la storia del museo, o comunque nel periodo dal quale il museo è presente su TripAdvisor. Il fattore numero 4 è la coerenza di tutti questi fattori di cui abbiamo parlato fino adesso, che porta per esempio al confronto fra la qualità e la quantità per valutare l'esperienza, o a collegare l'attualità alla quantità per premiare chi nell'ultimo periodo ha ricevuto più recensioni. Quindi, tornando alla nostra classifica, senza stare ad elencare tutti i 25 musei, se volete vi metto il link nella descrizione di YouTube e li andate a vedere. Al secondo posto, con somma sorpresa, troviamo il Museo del Memoriale all'11 settembre di New York, che si attesta anche al primo posto di 1000 e oltre cose da fare a New York. Pazzesco, date una scorsa alle 85, cioè 1000 recensioni circa. Le parole più ricorrenti che trovate sono emozionante, toccante, terrificante, commovente. Questo che vuol dire? Che il Museo del Memoriale è più bello di quello del Louvre? Che ha opere più interessanti o più famose? Niente di tutto questo, ovviamente. Vuol dire che, almeno su TripAdvisor, probabilmente vince chi emoziona di più. L'emozione ha la meglio sull'arricchimento culturale o sulla quantità dell'offerta culturale. I visitatori si sentono più spinti a recensire favorevolmente un museo che gli fa vivere un'esperienza più intensa, piuttosto che uno che gli offre tante cose da vedere. Questo spiegherebbe anche un po' il successo del Museo d'Orsay, che trabocca di impressionisti che, come sapete, sono sempre i più gettonati dal grande pubblico. Intendiamoci, questo non vuol dire che questi musei avranno molti più visitatori grazie alle recensioni su TripAdvisor, ma sicuramente è un trend interessante da seguire, e comunque rimangono
tra i musei più visitati al mondo. A seguire nella classifica abbiamo ovviamente il Metropolitan, il British, il Prado, l'Acropoli di Atene, al settimo posto, come dicevamo, il Louvre, e all'ottavo posto un'altra sorpresa, il Museo Nazionale della Seconda Guerra Mondiale di New Orleans. E le parole d'ordine nei commenti sono interattivo, coinvolgente, quindi ancora una volta l'emozione vince. Chi ne esce abbastanza sconfitto da questa classifica sono ovviamente, come al solito, i musei italiani, che, come abbiamo detto più volte e come sappiamo, prestano attenzione pari a zero alla comunicazione, al digital, all'interazione con il visitatore, a tutte quelle cose che servirebbero oggi per rendere un museo più accattivante. E quindi troviamo la Galleria degli Uffizi al 13° posto, il Museo Egizio di Torino al 18° e basta. Eppure di roba da far vedere ne abbiamo e strumenti per emozionare non mancherebbero, ma come sappiamo continuiamo a non saper raccontare, a non saper coinvolgere, e soprattutto probabilmente i nostri musei non sono così emozionanti come quelli di cui abbiamo parlato, e soprattutto danno scarsa importanza alle opinioni dei visitatori e non li stimolano neanche più di tanto a lasciare recensioni sui social network e in particolar modo su TripAdvisor, che ormai è la versione social dei guestbook di una volta, e infatti in molti posti troviamo ancora il buon vecchio librone delle firme. Ma secondo voi quanto incide sulla brand awareness di un museo la presenza e una buona reputazione su TripAdvisor? E quanto incide sul numero dei visitatori? Scrivetelo nei commenti, io intanto vado a fare un video per spiegare ai musei italiani che cos'è la brand awareness.